le crisi vanno e vengono, no? Sì. La tua va o viene? Se vuoi, sono pronta per accettare che continui a stare con lei. Magari poi le cose si mettono a posto col tempo. Non si mette a posto niente se continuiamo a vederci. Fidati. È così. Ciao, piccolina mia. Perdonami se vuoi. Non te ne andare, amore, ti prego. Non fare così. Diventa solo tutto più difficile. Ti prego, ti prego, ti prego. Se uno ha un problema fin da piccolo, tipo un trauma, è una cosa che si può risolvere o se la porta dietro tutta la vita. Domani ci parlo. Con chi? Con lui, con papà. Morirà di paura. Tu sta tranquilla. Domani ci parlo. Forse quella è la soluzione. Parlarci. La morte. Vieni qui, per favore. Dimmi dove sei. In bagno, sono in bagno. Sto uscendo, adesso arrivo. Non vuole entrare qui. Patrizia. Sta tranquilla, arrivo subito. Sbrigati, corri. Calmati, tra 5 minuti sono lì, capito? Patrizia. Ma dai, non ti preoccupare, ci siamo noi, è bellissimo. Ciao. Ehi, ciao, che ci fai qui? Volevo parlarti di una cosa importante. Ah, ciao. Ciao! Ma vi conoscete? Sì, lui è il terzo. Cosa? E purtroppo anche l'ultimo. Stronza! Aiuto! Hai ragione tu. Senza di te sto troppo male. Porti a giocare con i cavalli. Alla terza corsa di Firenze era iscritto un cavallo che nei lavori mattutini stava andando come un treno. Per una volta si potrebbe fare anche quello che dico io, no? 1:16 al chilometro, in mezzo ad altri che facevano 1:18. Ma dai, c'è un sole. Ma perché non si può fare un giro da qualche altra parte? Il che, tradotto in termini più comprensibili, significava che quel cavallo era più veloce degli altri di ben 2 secondi. Ma non è che se a te ti piace una cosa mi deve piacere anche a me per forza. Roma, ho finito tutti i numeri. Ecco l'ultimo messaggio d'errore dell'ultima ora. Grazie, Francesco. Sandro! Sandro, parti! Parti! Dove cazzo vai? È importante, dove vai che quello mi ammazza! State calmi, Vai! Non ti preoccupare, quello vuole soltanto me. Appunto, quello chi? Luce, fate i cazzi tuoi, per piacere. Adesso, Angelino, facciamo 200 metri sul centro, va bene? Ti devi assumere le tue responsabilità. È anche un fatto morale. Morale? Sì, a tu viene a parlare di morale a me? Sì. Ma vai! Io stavo per crepare e un pornografo viene a parlarmi di morale. Vergognati! Chi? Tu. Il che? Cosa? No. Cosa? No. Cioè, diciamo morale, per fare un esempio. Babbo, tu giri, ti metti porno? Stronzo! Ah, io sarei lo stronzo! Sì, sei uno stronzo! Ah, io sono uno stronzo! Ti ho anche salvato la vita! Vabbè. Ma anche quelli con gli animali? Ma no! Dai, Luce! Io non lo so se esiste un schema preciso per allevare figli. Forse basta una madre. Io ero venuta qua per dirtelo, per farti soffrire. Ma la decisione vera l'ho presa solo dopo averti conosciuta. Intendo per davvero. Adesso so che mio figlio un padre ce l'avrà. Credo che sia l'unico modo per crescere, prendersi quella degli altri. Soprattutto di quelli con cui sei legato in qualche modo. Io mi vergognavo, cioè non sapevo come dirtelo. E poi, non è un difetto, mi sembravi così perfettina. Pensavo che eri un rompiballe, uno di quelli completamente omologato. Invece.